La nata 2009, es una nata pronta, una nata calda, donde se sienten los sentores de fruta bastante matura, vini más estructurados, más potentes, sin la fineza de otras nata y sin la acididad que de solito se trova al roero. La reserva, hemos encontrado de vini más complejos, con una bella estructura, anche con fruta, con una definición in naso muy interesante, anche con una bella profundidad. Abbiamo trovato di qualcosa di un bel livello con la riserva 2008. Devo dire impressione positiva, tutta onestà, soprattutto sul Rovero 2009, dei vini che riflettono meglio di altre annate secondo me il territorio, quindi più giocati sull'eleganza, sull'equilibrio, vini piacevoli da bere, meno legno. Devo dire l'impressione positiva. Sulle riserve chiaramente vai su un po' di più di struttura, di concentrazione, però anche qui mi sembra di avvertire rispetto a annate precedenti dei vini pensati meglio. Allora, Roero 2009-2008, diciamo che sono rimasto un pochino deluso perché mi aspettavo un miglioramento a parte dei produttori dopo le performance comunque discrete gli anni passati, invece dove comunque persistono sul 2008 problemi di gestione soprattutto del tannino e di far collimare le maturazioni e sul 2009 gestione dell'alcol. Comunque una denominazione che deve crescere, può fare qualcosina di più per crescere. Soprattutto nel 2009 ho trovato piacevolezza, abbastanza pulizia, molta più pulizia che in passato e anche delle diversità dovute al territorio, ai terreni più sabbiosi, vini piacevoli. Sulle riserve io un po' più di così, qualche virgolettato c'è, però sicuramente molto meglio che in passato, meno occhieggiante al Barolo, meno esageratamente Barolo style, è più roero e quindi più piacevole. La riva sinistra del Tanaro è considerata un po' la zona dei Nebbiolo così, un po' meno magari profondi, un po' meno complessi, insomma un po' più sfumati, un po' più leggeri, zone più sabbiose, più fresche rispetto insomma al cuore della Langa. La degustazione credo abbia messo in luce un po', abbia fotografato insomma, per meglio dire, la situazione produttiva attuale del Roero. Interessante, a volte un po' discontinua, con insomma versioni più consapevoli, più compiute e altre invece ancora alla ricerca di un proprio indirizzo, di un orientamento, magari anche di uno stile.